diciamo, a livello di tifo potrebbe andare meglio, ecco, mettiamola così. Molto, 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 vabbè, molto meglio, vabbè, caro John, potrebbe andare. Quindi noi direi che dopo aver visto la foto di Giovanni Cardarello, che stai su che campo qui? Allora, questa è l'ultimo report che ho fatto, e quello è il San Marino Stadium, ecco, dove l'anno scorso si è giocato l'Europeo Under 21, bellissima struttura tra le varie cose, e quella era la partita di Europa League dell'altro giorno, dove abbiamo visto un arbitro fenomenale che ha impiccato tutto quanto ai poveri amici del Treppenne. Ecco, peccato, va bene. Allora, adesso noi ci spostiamo invece nel Canton Ticino, dove troviamo il nostro Sergio Leonetti. Ciao Sergio, con una maglia storica. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Sergio. Buonasera a tutti. E poi Catalunya, stai a Martorell, Albert Parera, buonanì. Ciao Albert. Ciao. Cerca di alzare un po' l'audio, si sente molto basso. Adesso un po' meglio, adesso un po' meglio. Allora, avete, Giussi già ha detto che non è una bella serata per noi. Beh, non sono bei giorni. Beh, diciamo che non è una bella stagione, non è dopo il 14. Non è un bel anno. Dopo il 14 di agosto non è molto bello, ma insomma, il titolo della puntata è Messi contro Bartomeu. Diciamo che abbiamo cercato di trovare un titolo più originale possibile, perché molti sono stati detti. E Alberto prima ha trovato una notizia incredibile sui social. Che succede? Quale? Dell'hashtag Messi è più popolare? Ah, che è più popolare la ricerca di Messi che quella del coronavirus. Ecco, sui social questo è praticamente il tema ricorrente. La citazione è inutile che noi stiamo a darvi le notizie, ne sa, chi ci ascolta e chi ci sta vedendo ne sa molto più di noi, sicuramente. È inutile che andiamo a raccontare, noi vogliamo dire la nostra su questa sera, più che dirvi se Leo va via o non va via, o se Bartomeu si dimette o non si dimette. La pagina è orribile, non mi sarei mai aspettato personalmente di arrivare a questo punto. Tutto è possibile, nulla da escludere. Io direi che il titolo ancora adesso è che dopo circa 15 giorni dalla sconfitta 2-8 del Barça, la più umiliante sconfitta degli ultimi 75 anni della storia del Football Club Barcelona, e a quasi 3 giorni dal Burofax, io direi Messi pone dai metti la faccia e Bartomeu dai le dimissioni. Noi la faccia questa sera ce la mettiamo. Loro non ce la stanno mettendo, stanno dividendo, distruggendo il barcellonismo, e questo fa molto molto male. Ovviamente ci sono già i pro, ci sono già i contro, i giudizi io me li risparmio a fine commedia, personalmente spero di omaggiare Leo e di riservarmi però la possibilità di decidere per il Barça eventualmente se tenerlo o ricavare il massimo dalla sua cessione. Attenzione, io preferirei che decida il club, che non decida Leo dove andare e come andare, e se deve andare, perché secondo la segreteria tecnica, cioè Koeman, non dovrebbe andare via, però vediamo. Preferirei questo significa però che il signor José María Bartomeu e tutta la giunta sono esautorati da prendere questa decisione, perché non hanno più né la moralità né la maggioranza dei soci né la non lo possono fare, ecco, non voglio aggiungere altro, anche perché se no rischierei pure qualche querela. Quindi, signor José María Bartomeu, lo dico in castigliano, forse Alberto capisce, che forse è un insulto per un catalano, signor José María Bartomeu, si dimetta,
e signori membri della giunta direttiva, andatevene via, lontano, perché avete fatto solo danni. Via, fuori, alla calle, alla carré, via. Perché la decisione su quello che dovrà essere Leo Messi, rimanere e essere venduto, lo deve decidere i soci con la nomina del nuovo presidente della nuova giunta. Basta, io ho terminato. Lascio la parola a voi e farei partire subito Giuseppe Ortu, casomai, perché ovviamente è pagato a differenza mia. Eccoci qua. Sì, la situazione è triste, una situazione molto conflittuale. Che cosa dire? Che c'è in gioco veramente una guerra intestino, una guerra senza quartiere, in cui ognuno sta cercando di tirare l'acqua al proprio mulino, e alla fine chi ci sta rimettendo sono i tifosi, sono i soci, sono i 98.000 che vanno al Camp Nou, che rimangono così, basiti. Una quantità di notizie contrastanti, anche contrastanti, che sono state messe in giro negli ultimi, da martedì, perché è sostanzialmente martedì nel tardo pomeriggio che è arrivata la bomba del burofax di Messi, e da lì si sono scatenate una serie di notizie, anche a volte atte a creare una cortina di fumo, una nebbia che in qualche modo potesse non far capire sostanzialmente nulla a chi di dovere, ai tifosi, ai soci, che poi alla fine devono votare, dovranno decidere la nuova presidenza. E qui in questo quacervo di notizie ci sono notizie date in buona fede, notizie date nel rispetto della verità del momento, perché è da dire che la verità è sempre in continua evoluzione, soprattutto in questa situazione, e notizie invece scientemente date in maniera falsa per tirare la giacchetta a questo o a quell'altro personaggio, o tirare in qualche modo la volata a favore di questo o di quell'altro personaggio, come le notizie che erano uscite immediatamente sulle dimissioni che Bartomeu avrebbe dato nell'immediatezza, invece qui è assolutamente smentita. Quindi veramente c'è una confusione incredibile. Alla fine chi dovrebbe parlare più di tutti invece è colui che sta zitto, parla più di gli altri, vale a dire Leo Messi. Perché se Leo Messi ha dato causa al tutto sostanzialmente attraverso la sua azione, attraverso il fax, è lui che dovrebbe dire inizialmente perché l'ha fatto, e quindi quali sono i problemi dietro al suo gesto. Molti di noi sanno quali sono i problemi, quantomeno una parte, e quindi quali sono i problemi dietro al suo gesto. Messi una verità probabilmente che tutti gli altri non conoscono, o se conoscono, conoscono magari esclusivamente in parte, perché lui che vive là dentro è lui che sta vivendo in prima persona questa situazione. È una situazione quindi incredibilmente ingarbugliata. Sostanzialmente c'è una lotta di potere tra due personaggi e due correnti, Leo Messi contro Bartomeu e la sua corrente. Da una parte c'è un, come giustamente ha detto Max, è abbarbicato alla poltrona, è incatenato alla poltrona, è incollato con il Bostic alla poltrona, vuoi per una questione di potere, vuoi per una questione di conti che devono essere sistemati prima che il Bartomeu si dimetta, anche perché come tante volte è stato detto in questa trasmissione, la legge spagnola è fatta in una maniera tale che con un sistema molto complicato che Max ha giustamente spiegato in molte... Giuseppe, perdonami se ti interrompo, c'è un piccolo problema tecnico. Giovanni, mi senti? Sì, io ci sono. Sì, ci che sono. Hai per caso la diretta Facebook aperta vicino a te? Sì.
La puoi chiudere perché rientra la voce di, Giuseppe? Okay. Ci abbiamo il ritorno, sì. quindi ci hanno segnalato, grazie Giusi che ce l'ha segnalato, grazie Giovanni Merelli che ci sta ascoltando, perché sentivamo il ritorno e sentivamo Giuseppe che ripeteva le cose. Attenzione, era positivo. Io perché... Ho solo un piccolo problema. Dimmi. Però. Io praticamente però non... Essendo al telefono non vi sento, nel senso non sento quello non che senti dicono quello che dicono, senti solo il nostro, hai ragione. Esatto, è vero. Senso, non è un problema, nel senso che poi me la rivedo, però non riesco a interloquire poi con quello che dicono. E allora devi dovresti cercare di non farlo rientrare, ecco, tutto qua, perché si sente molto. Una cuffia. Ok, io direi intanto facciamo riprendere Giuseppe. Sì, perdone. Assolutamente. No, penso di aver capito come fare. Okay. Adesso provo in quest'altra maniera. Benissimo, provo grazie. No, dicevo che come Max ha spiegato molte volte, questo sistema è molto complicato. Adesso non starò io qui a spiegarlo, però sostanzialmente ci dice che se il bilancio ha uno scompenso di un certo rilievo, alla fin fine questo è un discorso molto semplicistico, però è da bot online, come dicono gli americani, alla fine dei conti lo bilancio lo devono pagare e lo devono assolvere, se lo devono spartire i membri della giunta. Veramente, chiaramente questo la giunta non lo vuole, quindi sono abbalbicate alle loro posizioni di potere, anche perché in qualche modo, non sappiamo come, devono sistemare il bilancio prima che decadano dal loro incarico. E come fare per cercare in qualche modo di sistemarlo? Non so come faranno, probabilmente anche attraverso la finanza creativa di quel genio. La fantafinanza. Prego? Fantafinanza. Fantafinanza, esatto. C'era un famoso politico di anni fa del centrodestra, adesso mi sfugge il nome, ma è conosciutissimo, che appunto era il mago della finanza creativa. Tremonti. Bravissimo. Ma chi, come fai a scordare Tremonti? Tremonti ce l'ha un po' di questa giunta direttiva Bartomeo, Sì, tanto. E quindi potrebbero utilizzare un po' di quella finanza creativa. Giuseppe, la connessione. Altrimenti bisogna vendere. La mia connessione credo che sia buona. No, è così, adesso sei tornato, sentiva poco bene. Vai. No, non lo sentiamo più. Non sentiamo più. Non lo sentite? La connessione mi dice che è un po' scarsa, mi dice qui, Giuseppe. Sì. Non riusciamo a capire che dici, si è anche abbassato un po' il... Si sente a singhiozzo. Sì. Adesso non ti... Ecco. Vai, prova adesso. Niente, è tornata rossa. No. Tornata rossa, purtroppo. No. Vai, prova adesso. Problema adesso, a me dà la lezione. Comunque, chiaramente c'è questo scontro, è un scontro tra titani praticamente. Come va? Guarda, mi dice la larghezza di banda di rete di Giuseppe Ortu è bassa, mi dà questa informazione, ovviamente passi tra il giallo e il rosso della qualità della connessione. È come sta senza benzina, insomma. Esattamente. Adesso stiamo sul bianco. Vai Giuseppe, vai. Stai sul bianco. E dunque il Bartomeu chiaramente non può dimettersi, deve cercare di fare cassa attraverso chiaramente la cessione di molti giocatori, quindi un impoverimento necessariamente tecnico della squadra, e perché no attraverso la cessione del giocatore più importante, e cioè Leo Messi. Poi voi direte, cosa c'entra la cessione da parte del Barça se è Leo Messi che ha inviato il fax? Quindi in effetti è Leo Messi che avrebbe dato causa al tutto. Ma come anche scritto Laporta, prima che lo stesso Messi inviasse il fax,
Laporte, in un tweet che è molto rivelatore, aveva scritto che questa giunta aveva in mente, supponeva che questa giunta avesse in mente